Ciao ragazzi, un saluto da Luca Mastrangelo. Allora, Mastro Pagelle da Postazione Nuova. Ragazzi, oggi in ritardo le Mastro Pagelle, scusate, ma stamattina ho preso il treno prestissimo, sono venuto qua in Romagna, stasera c'è cartellino giallo, sto facendo un po' tutto di corsa, ma le Mastro Pagelle ci sono. Mastro Pagelle, con la voce che mi è rimasta da ieri sera, Mastro Pagelle di Inter Juventus, Batman Andanovic, niente, non riesco a dargli una sufficienza, Andanovic, e voi direte, ma non ha preso gol, come fai a dargli un'insufficienza? Gliela do lo stesso, sbatecato, mi mette un'ansia ogni volta che vedo un tiro nello specchio della porta, so che ci sarà una respinta corta così. Cazzo, bloccalo un pallone! Santa Madonna, sempre con ste respintine. Cioè, non dà più sicurezza, mi dispiace. Batman, io ti voglio bene, te ne ho voluto un sacco, ti ringrazierò per sempre, ma però, porca miseria, ragazzi, cioè, veramente ormai da insicurezza no al reparto, a tutto lo stadio, cioè corre brivido lungo la schiena di tutti gli interisti ogni volta che beccano nello specchio della porta. 5,5 Iceman, Skriniar, 6,5 bella partita, perché allora ragazzi diciamoci la verità, ieri era una partita che poteva anche tranquillamente finire 0-0, Andanovic e Szczęsny seriamente impegnati, poco nulla, il gol dell'Inter è quasi un gol lontano, il gol della Juve viene da un calcio di rigore, cioè quindi le difese sono state anche brave, si sono comportate anche bene, Iceman dalla sua parte non ha fatto passare neanche gli spilli, ottima partita di Iceman, 6,5 anche per l'olandese volante. Stefanino De Vrij ha fatto una delle sue partite dove ha veramente messo insieme la bravura che ha da difensore e la bravura che ha da regista aggiunto, mi è piaciuto un sacco, ha iniziato sempre l'azione dal di dietro come più del solito, meglio del solito, 6,5 forse quasi poco, gli do 7 all'olandese volante, bravo, bastoncino Findus, dalla sua parte aveva due clienti rompicazzo, non da poco, dalla sua parte gravitavano sempre il Tania Cagnotto Quadrado e Fabrizio Bracconeri Kulusevski, problemi zero, ieri è stato bravissimo, gli hanno creato pochissimi problemi anche perché è stato bravo lui a domarli a dovere, in più qualche licenza di attaccare ogni tanto se l'è concessa, un bel 6,5 a bastoncino Findus non glielo leva nessuno. D'Artagnan, adesso voi direte, ma Luca tu sei di parte quando c'è D'Artagnan, vogliamo dargli meno di 7 a D'Artagnan ieri? Ha preso Alexandro, se l'è messo in tasca. Alexandro ha fatto qualcosa quando D'Artagnan è uscito. Finché c'era D'Artagnan in campo, Alexandro non ha fatto un cazzo. Partita diligente, partita attenta, partita che spiega a tutto il mondo il perché lui gioca e Bertoldo no. E mi dispiace. E poi dove lo metti sta, perché è anche un giocatore duttile, lo mette a sinistra non c'è problema, lo mette a destra non c'è problema, è il nostro Jolly, partita da 7 che si prende anche Speedy Pizza Barella, perché ieri veramente ha fatto una partita dove era l'unico anche nei momenti di stanca del secondo tempo che tentava di suonare la carica. Nel primo tempo l'ha suonata per tutto il primo tempo insieme a tutta la squadra, perché tutta la squadra ha fatto un bel primo tempo. Nel secondo tempo la squadra si è un po' arretrato il suo bacino di azione, e anche nei momenti in cui la Juventus cominciava a essere padrona del campo pur senza creare chissà quanti problemi, Speedy Pizza Barella era l'unico che sembrava un bersagliere, ogni volta che partiva c'era la tromba, faceva sempre suonare la carica. Speedy Pizza Barella, voto 7. Marcellino Panerino, primo tempo sontuoso, ampiamente da 7. Secondo tempo poi, come la maggior parte della squadra, tranne Speedy Pizza e poco altro, Marcellino Panerino si è un po'
calmato, si è un po', non voglio dire addormentato perché è un brutto termine, però si è un po' calmato. E quando Barcellino Panelino si calmano le idee, perché lui è la nostra, cioè se Espi di Pizza è il braccio, quell'altro è la mente, e se si addormenta un po' la mente, si addormentano un po' tutti. Quindi a Marcellino Panelino gli do 6,5. Çalhanoğlu, Lampi di Çalhanoğlu, 6,5, è fondamentale nel gol che porta in vantaggio l'Inter, gran tiro da fuori area che grazie a una deviazione va a incocciare nella traversa, poi il buon Dzeko la mette dentro, però per il resto partita ordinata e di grande sacrificio, veniva anche da un periodo in cui non era disponibile, quindi insomma per infortunio, quindi la condizione fisica magari non era neanche eccelsa, però Lampi di Çalhanoğlu, Çala sta tornando e ieri si porta a casa un bel 6,5. Perisic, 7+. Mi ha fatto incazzare, l'unico momento in cui mi ha fatto incazzare è quando è andato in fondo, che si è fatto un contropiede da solo, è entrato in area, poi ha aperto troppo il piattone e la palla è andata a finire quasi in curva. Lì poteva servire i compagni che avevano accompagnato l'azione, mi sembra Lautaro su tutti. Però per il resto forse è stato insieme a Dzeko il migliore in campo. Tutte le critiche che ho fatto l'anno scorso a Perisic le sto trasformando in complimenti, perché io da lui un entrare nella parte così, nel ruolo che gli è stato ritagliato prima con Conte, adesso con Simone Inzaghi, nel ruolo di esterno sinistro del 3-5-2, mai al mondo pensavo che lui potesse calarsi così bene e così con sacrificio, che lui mi faceva incazzare perché spesso e volentieri era anche un po' vagabondo, mai mi aspettavo di poter dire peccato che è uscito Perisic, mai, mai, c'è stato un periodo in cui io non vedevo l'ora che uscisse, adesso devo dire peccato che è uscito Perisic, quindi quando un giocatore mi fa cambiare idea con i fatti, puoi cambiare idea, cambiare idea fino a un certo punto, nel senso che io non rinnego i votacci che gli ho dato, perché se li meritava. Però adesso si merita gli elogi, perché siamo qui a dire i voti partita per partita, senza avere né figli né figliastri. E adesso Perisic è un giocatore importante, c'è poco da dire. Complimenti a lui, che sta offrendo delle prestazioni veramente buone. 7+, Lautaro 5, il grande assente della partita. In un Inter-Juve, in una classica come Inter-Juve, l'apporto di un giocatore importante come Lautaro non deve mai mancare. Cioè, ogni volta che ci sono queste partite, da chi ti aspetti qualcosa? Da Dzeko, da Lautaro, da Chiesa, da Dybala, no? Insomma, dai giocatori più forti delle due squadre. Ieri Lautaro, mi dispiace, ma assente ingiustificato. Poco prima che uscisse, Pardo aveva letto aveva detto che aveva toccato 19 palloni. Quanto ha giocato Lautaro? 70 minuti più o meno, all'incirca, minuto più minuto meno. In 70 minuti non puoi toccare 19 palloni e basta. Zero conclusioni in porta. Ieri veramente partita sottotono, 5 e son quasi buono. Dzeko 7,5. Grazie Roma, ci hai dato Dzeko e noi godiamo ancora. Per fortuna che c'è Dzeko, l'acquisto più riuscito fino adesso dell'estate. Di tutti i giocatori che abbiamo preso quest'estate è senza dubbio quello che ci sta dando la mano più grossa. È sempre al posto giusto, al momento giusto. Mentre parte la sigla del telegiornale, perché io sono qui negli studi di Teleromagna, è partita così la sigla del telegiornale, 7 gol in 9 partite per Edin Dzeko, giocatore insostituibile in questo momento, grande Edin, 7,5. Sanchez, 5,5. Entra, come al solito, corre, frulla, si impegna, corre di qua, frulla di là, corre di qua, 5,5. Gli do mezzo voto in più di Lautaro, perché poverino
mi fa un po' tenerezza, nel senso che entra sempre gli ultimi minuti e si vede che vuole spaccare il mondo, si vede che ha poco tempo per dimostrare quello che vorrebbe dimostrare, ma quando alla fine è quasi sempre tanto fumo e poco arrosto. 5 e mezzo anche per Gagliardini, cambio che arretra molto il baricentro della squadra, cambio molto difensivo che forse ci poteva anche stare, però insomma Gagliardini non è che abbia, insomma quando è entrato Gagliardini l'Inter aveva già lasciato il pallino del gioco in mano alla Juventus, non mi ricordo chissà quali spunti, chissà quali recuperi di Gagliardini che possano valere per lui una sufficienza, gli do un'insufficienza non grave, 5 e mezzo. Veniamo a Bertoldo 4 e mezzo. Mi dispiace essere cattivo con Bertoldo, ma che non chiamo più Django, inizierò a chiamare Django quando offrirà delle prestazioni da Django. L'anno scorso ebbe un duro sfogo con Perisic, poi magicamente da dopo quello sfogo diventò Perisic e ha cominciato a offrire le prestazioni che offre da un po' di tempo. Speriamo che lo sfogo che ho avuto ieri con Django possa sortire lo stesso effetto anche su di lui. Ieri erroraccio, intervento scomposto, poi possiamo parlare dell'arbitro, ne parleremo stasera, cartellino giallo, possiamo parlare dei regolamenti ad hoc, ad personam per la Juventus, possiamo parlare di tutte queste cose, però nelle pagelle parliamo dei voti giocatore per giocatore. Dumfries, mi dispiace, 4 e mezzo, hai fatto un intervento goffo, inutile, che ha tirato nel cesso la partita, 4 e mezzo. Vecino senza voto, Simone Inzaghi 5 e mezzo. Prepara bene la partita, tante volte magari in passato avevamo il problema dell'approccio alla partita, poi ci svegliavamo dopo, a me sembra che spesso e volentieri con Simone magari abbiamo anche degli approcci buoni alle partite, come è stato a Roma con la Lazio, come è stato ieri, poi dopo ci perdiamo un pochettino cammin facendo, ci perdiamo un pochettino nei secondi tempi. Mi dispiace, non ho capito il cambio di Dumfries, parlare dopo è sempre facile, ma veramente ieri non l'ho proprio capito, un giocatore che non è da ieri che sta offrendo prestazioni opache, un giocatore che ci ha fatto vedere in più di un'occasione di avere limiti in fase difensiva e in una partita delicata e importante come quella di ieri, in vantaggio solamente di un gol, far entrare un giocatore che ancora non è entrato proprio mentalmente nell'ottica del campionato italiano, a me è sembrato un po' una cappella. Detto questo, massima fiducia al nostro allenatore, massima stima a Simone Inzaghi, che mi è simpatico, è bello, tutto quello che volete, però per la prima volta da quando all'Inter mi sento di dire: Simone, io quel cambio non l'ho capito. Iscrivetevi al canale YouTube, clic 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 clic, seguitemi su Instagram, clic 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 clic, like alla pagina Facebook, clic 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 clic. Stasera vi aspetto con cartellino giallo, canale 518 Sky, Teleromagna, diretta Facebook, e poi come dico sempre fate quel cazzo che vi pare. Ciao.